Siamo a Cervia e incontriamo Jacopo Comelli, istruttore, cavaliere e selezionatore tecnico dei giovani del Completo. Come riesce a fare tutto questo? E sappiamo anche che riesce a farlo molto bene. Adesso molto bene è una parola grossa. Adesso abbiamo appena finito di partecipare al Gran Premio, fra pochi minuti incomincia la seconda manche, ma io sono qua a fare l'intervista. Però diciamo che insomma l'attività di cavaliere è quella, diciamo, che faccio un po' meno, perché richiede, ho poco tempo, e quella che lascio un po' per ultima, diciamo. Però insomma mi diletto, specialmente in concorso ippico, in completo monto veramente poco. Però insomma con buoni risultati. Ieri ho fatto un buon piazzamento nel piccolo Gran Premio, oggi ho fatto due errori nel Gran Premio, però insomma andiamo avanti. E la figura dell'istruttore? L'istruttore, ho un mio maneggio con la mia compagna Lucia Simonazzi, abbiamo un bel numero di allievi a casa, ho la fortuna appunto di avere lei come punto di riferimento quando io sono in giro per le mie attività. Ho il figlio di Lucia che dopo gli studi ha deciso di collaborare con noi all'interno del maneggio, e altri due collaboratori che mi danno una mano, quindi diciamo che l'attività del maneggio va avanti bene, grazie anche a loro soprattutto. Hai anche una figlia che monta? Ho una figlia, Ginevra, che ha 13 anni e ha la passione come me per questo bellissimo sport, e è un modo... ho la fortuna che sia appassionata anche lei a questa disciplina, a questo mondo del cavallo, e quindi spesso viene con me e pratica anche lei, monta in concorso ippico, è una scelta sua, gli piace di più e io la lascio fare, perché è giusto che i ragazzi facciano quello che gli piace. Senti, è il selezionatore dei giovani del concorso completo? Sì, quest'anno è il terzo anno che io sono selezionatore delle squadre giovanili. È un mestiere che mi piace molto, mi dà molta soddisfazione. L'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di prendere coi pony la medaglia di bronzo, è stata una soddisfazione enorme per me e per i ragazzi, e coronamento di un piccolo sogno che si è avverato, ecco. Quest'anno siamo alle fasi finali, perché io settimana prossima, venerdì 24, incomincio il ritiro con la squadra giovanile dei Pony, per poi il 31 partire per i campionati europei a Malmo in Svezia, e la settimana dopo ripartirò con i juniores per la Polonia, per Bialibor, che avremo appunto l'altro appuntamento, il campionato junior. C'è qualcuno che ti dà una mano però in questa figura? Sì, ho la grande fortuna di avere il nostro capo dipartimento, Sandro Fiorani, che è un amico e mi ha introdotto appunto in questo mondo complicato, però lui, che è tanti anni che lavora all'interno della federazione, ho veramente un bastone su quale appoggiarmi, è una grossa fortuna, quindi lo ringrazio. E oltre a lui ho il mio tecnico della squadra Young Rider e senior, Andrea Mezzaroba, col quale collaboriamo attivamente da 3 anni e mi trovo molto bene e stiamo facendo un buon lavoro insieme. Perfetto, buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti.